grazie. Allora, facciamo, io direi un'ultima domanda, spero di riuscire a sceglierla bene, perché il sindaco Pagiaro mi dice che dovrebbe andarsene entro una decina di minuti, quindi lo teniamo per l'ultima domanda e poi a questo punto, se io vedo che la gente anche sta cominciando giustamente a essere provata, probabilmente chiudiamo la serata e lasciamo che i candidati che vogliono rimanere qui per un dibattito più informale, scendendo dal palco, possano farlo. Allora, la questione che un po' mi sta a cuore, che era anche ricordata nella lettera dei genitori da cui abbiamo iniziato, riguarda l'INVALSI, l'Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema dell'Istruzione. In particolare, ciò che ha fatto l'INVALSI, che aveva il compito ambizioso, come un po' tutti gli enti che fondiamo in Italia hanno sempre dei compiti altissimi e ambiziosi, poi si risolvono a decidere che le strisce ai bordi delle strade invece che gialle devono essere bianche, e così abbiamo fatto. L'INVALSI ciò che ha fatto è stato istituire i test che vengono somministrati a tutti gli studenti, se non mi ricordo male, in seconda, in quinta elementare, in prima e in terza media e di recente anche in seconda superiore. Questi test uguali per tutti dovrebbero valutare il sistema dell'istruzione. Ora, la domanda che mi sono fatto io, che ci hanno fatto alcuni via email e che vorrei capire da voi, o meglio secondo voi e secondo il vostro partito, è duplice. Uno, che cos'è che valutano i test INVALSI? Devono valutare gli studenti, devono valutare i docenti, devono valutare gli istituti, devono valutare tutte e tre queste cose assieme, nel senso che poi con test statistici magici tipo quelli di Piepoli si riesce a ricavare tutti e tre questi dati? E secondariamente, secondo voi dovrebbe esserci, o è giusto che ci sia, o guai al mondo se ci fosse, una ricaduta in termini di qualcosa sulla base dei test INVALSI? Cioè, se una scuola ha dei test INVALSI particolarmente buoni le diamo più fondi, viceversa se un docente ha dei test INVALSI particolarmente cattivi gli diamo meno soldi di stipendio, o ancora insomma mi pare più che sufficiente, un minuto e mezzo che è l'ultima domanda e poi chiudiamo la serata. Sicuramente promuovere nel nostro paese un sistema di valutazione ha la funzione della piena attuazione di quello che è il diritto all'istruzione. Poi bisogna capire se lo strumento è adatto o non è adatto, oppure sicuramente si può fare a meno. Forse in questo momento questo strumento non è il più adatto, però sicuramente non possiamo fare a meno. Cioè tutto quello che è stato costruito in questi anni, secondo me, non è da buttare via. L'importante è avere dei dati sicuramente che possono essere premianti e che possono dare veramente un indicatore su quello che è lo stato di salute di tutte le categorie che hai elencato, che può essere della scuola, degli insegnanti e anche degli studenti. Forse al di là di queste statistiche sarebbe importante capire che la premialità è stata deturpata quando si è messo mano al fondo istituto, cioè il sistema per esempio di premiare gli insegnanti per quello che sono le attività di top dell'offerta formativa, che inizialmente nasceva togliendo una parte dello stipendio dell'insegnante, mettendolo nel fondo di istituto, permettendo a quegli insegnanti che proponevano delle attività extracurricolari piuttosto che di approfondimento di poter accedere, e quindi la premialità di questo percorso, che aveva poi una ricaduta anche sugli studenti, sulle famiglie, è venuta meno nel momento in cui vado a mettere mano, perché il sistema che va a depredare la scuola va a costruire, a dire perché ci sono questi fondi, come mai ci sono così tanti soldi, e si mescono dei meccanismi talmente perversi per cui la scuola che ha messo via dei soldi per poter fare delle azioni si ritrova che questi soldi, se non li spende, gli vengono tolti. Ma che paese è? Cioè è un paese in cui naturalmente si ripropone sempre un sistema che ha dei valori da mettere in discussione, a partire dai vecchi sporcaccioni che ci vorrebbero. Salmaso. Beh, che un uomo uno si deve prendere la responsabilità e continuare a battere sempre su questo tasto, ovunque e quantunque. Allora, servono o non servono? Io credo che in una società presente e futura ci deve essere un metodo di giudizio, se no sono tutti bravi, sono tutti feroci.
tentato e quello che non ho tentato. È stato introdotto con una legge del 2007, ci sono state varie critiche, io credo che possa essere migliorato, è come sempre succede in Italia una sintesi di quello che succede nel mondo e di solito arriva sempre con 10-15 anni di ritardo, magari prendendo anche alcune cose negative rispetto alle positive e le esperienze varie, però bisogna anche dire come viene somministrato, perché vedete il problema sostanziale di questo metodo di giudizio è non tanto la prova in se stessa che può essere migliorata e applicata in base a appunto quello che ho detto prima, le tecnologie, il modo di apprendimento e singolo, è un giudizio che viene dato nella completezza del modo di insegnare e nell'apprendimento dello studente piuttosto che dell'aspetto formativo che dà l'istituto. Però vedete, se viene dato in generale come un esame di maturità, se viene fatto da qualcuno che gli dà la busta e quel giorno là nessuno può parlare, si misura il test di apprendimento. Se invece è somministrato da chi è in parte giudicato e in parte può influire sul giudizio, voi vi rendete conto, come dicono tra l'altro diversi sociologi, che in certe regioni d'Italia, facciamo alcuni nomi, in Sicilia, in Calabria e in Campania, c'è un 20-30% e un 20-30% che mi gioco giochi. E il 20-30% che può modificare anche l'aspetto. Se dopo successivamente questo sarà il metodo di giudizio su cui dare magari la premialità a un insegnante piuttosto che a un istituto, vi rendete conto che è una cosa drammatica. Quindi l'unico modo che si può, tra virgolette, ipotizzare dal mio punto di vista è che faccio un esame di Stato vecchia maniera, cioè chi è deputato a fare questi test deve farsi o ditta specializzata vada da loro direttamente negli istituti a provarla. E là avremo un giudizio pseudo-meritorio. Un sistema di valutazione serve, è necessario e indispensabile, anche perché i nostri ragazzi faranno l'Erasmus e quindi devono confrontarsi con quello che succede. Un momento, la interrompo un attimo, mi gioco io un diritto di replica. Volevo dirvi una cosa che mi è venuta in mente con le prime due risposte. Siamo in Italia. Quindi nel momento in cui capisco che il mio stipendio dipende da quanto bene i miei studenti fanno i test invalsi, mai gli passo le risposte, non so mica. Appunto. Quindi teniamo conto anche di questo fattore, le nostre risposte. Chiedo scusa. Se cominciamo a dire che ci sono tra che rubano non sono la media, non sono questo su cui dobbiamo lavorare. Allora chi ruba va messo in galera, appunto, chi commette reati va perseguito, questo non ci piove. Io non credo che siano i politici che devono decidere come è fatto il test, come sono fatte le cose. Noi siamo in un contesto europeo, siamo agganciati a questo treno, non possiamo pensare di scendere, allora dobbiamo assolutamente adeguarci e stare nel treno. È importante verificare gli apprendimenti di base, è importante verificare le metodiche e le capacità di affrontare e risolvere i problemi. E sarà sempre più importante capire anche se i nostri ragazzi tra gli apprendimenti di base hanno le conoscenze delle lingue, ad esempio, perché sempre di queste si rischia di non trovare lavoro. Poi è importante avere dei metodi che ci aiutino a raccogliere anche dei suggerimenti. Ma chi deve preoccuparsi di questo sono gli esperti, i tecnici che abbiamo nelle scuole e nei ministeri. Io vedrei di non avere un approccio né di un tabù né di un toccasana, è uno strumento come tale va considerato e va misurato con buon senso e misurandoci con gli altri paesi europei. Apro più di una parentesi, ricordo a Giorgio che anch'io ho fatto 14 poli scolastici, 15 edifici nuovi, sono stato più bravo di te, no, ho fatto quello che dovevo fare. Il tema è per governare il paese e mettere in ordine 42.000 scuole, non una o 15, con la ricetta che ci offre ci vorranno 150 anni. Il paese sarà sicuramente più unito, ma le scuole saranno cadute a pezzi. E se mi dici che fai 10 metri quadri in più per ogni aula, significa che buttiamo via 15.000 euro ad ogni aula, perché questo non è richiesto dalla legge. Allora, tanto rispondo alla domanda e gli altri non hanno risposto. Tutti e tre sono i fattori importanti dell'imbarazzo, quello della scuola, quello degli insegnanti, quello degli studenti. Cioè devono essere fatte queste valutazioni per tutti e tre i fattori, con sistemi poi di valutazione, al di là che siamo in Italia, no, poi entro sul merito dell'essere in Italia, io non mi sento in Italia, sono espulso dall'Italia, poi dirò perché, che ci possano essere dei requisiti di premialità e dei requisiti sanzionatori, perché altrimenti vi dovete dire cosa serve
vogliamo, perché è proprio internet, però Mario lo passo, ma lo caricate nel mio sito internet, ripeto, se noi prendiamo la metà delle altre regioni, mi dovete spiegare dov'è l'equità, mi dovete spiegare qual è invece la grande capacità di cui il nostro governatore Luca Zaia di mantenere i servizi sanitari uguali, di mantenere le scuole uguali, adesso un terzo e lui interrompe sempre così, quindi sono un terzo delle risorse che aveva prima per esempio Giancarlo Galano, un terzo. Allora signori, questi sono dati ufficiali, non sono chiacchiere di risorse della Lega, li prendete dal sito internet delle regioni dello Stato, noi costiamo allo Stato la metà delle altre regioni. È il nostro diritto pretendere di avere i soldi come le altre regioni oppure no? Con questo ha voglia delle scuole che facciamo, ha voglia degli ospedali che innoviamo e che stiamo comunque facendo tutti i giorni. Possiamo affrontare tutte le risposte, perché il fondo e il bilancio è la regola primaria, poi serve la capacità di tagliare gli sprechi. Io l'ho fatto a Tondolo e vogliamo farlo anche nello Stato. Lo faccia anche Padova, lo facciamo tutti gli altri, vedremo che avremo ulteriori risultati. Vuoi vedere attenzione di tagli quando vuoi, perché non credo tu abbia fatto quello che abbiamo fatto. Una cosa solo rapida, mi chiedono i fact checker di dire c'è un problema con la Regione Veneto per il numero degli insegnanti di sostegno. Non è stato dato il numero degli insegnanti di sostegno nelle scuole quest'anno, per dirne una, a proposito di Regione Veneto. Quindi non necessariamente qui stiamo mantenendo proprio tutti i servizi, calando i costi, che in effetti non dico che sia una colpa di Zaia, è ovvio che se le spese calano da qualche parte bisogna tagliare, però nella fattispecie che ci risulti c'è stato un qualcosa di questo genere con gli insegnanti di sostegno. Facciamo. Allora, lezioni di taglio e di cucito. Non andiamo da nessuna parte, ci stiamo differenziando su qualcosa che dovrebbe invece vederci uniti. Siamo tutti bravi, programmi a posto, sono utili i balsi, è utile per omogenizzare un parametro nazionale, perché proprio in base anche a quello che dice la Lega, che ha ragione su queste cose, abbiamo delle situazioni del nostro meridione che sono da modificare pesantemente. Però poi si dice, beh, siamo italiani, do io le risposte, ecco cosa che deve cambiare. Non deve cambiare la politica solo il politico di turno, Gaffauno, o deve cambiare il paese, come ci si pone nel paese. Questo è il punto. Se dovessimo fare che ognuno è bravo a casa sua, io dico, visto, continuo a dire che siamo nella stessa ULS, e sui trasferimenti, visto che il Veneto è governato in termini di sanità da assessori della Lega già da 10 anni di più, la nostra ULS, abbiamo un trasferimento pro capite per 1.480 euro. Ma ci sono delle ulse del Veneto che va per 2002, vuoi andare a abitare lì? Allora, no, Pegnegamanco, però mai basso come la nostra, per dire. Sì, ok, va bene. Beh, mi fermo. Allora voglio dire, ho divagato anch'io, ma era per dire che se ci differenziamo solo, come dire, per le proprie qualità e per converso per i difetti altrui su temi che sono sanità e istruzione, ed è il ragionamento con cui ero partito, credo che facciamo il più grosso errore a contrapporci su queste tematiche, ma il più grosso errore, perché lo stiamo calando sui nostri figli e sui figli dei nostri figli. Grazie. Sistemi invalsi presenta tre livelli di problematicità. Quello dell'affidabilità, se noi pensiamo per esempio come vengono distribuite le incentivazioni, no? Con tutti i promossi che ne hanno, per esempio le capitali delle amministrazioni comunali, capiamo che siamo davvero in Italia, quindi anche nella scuola questo è possibile. E non è pensare male, è essere realistici. Secondo problema, c'è il problema di pertinenza. È corretto dividere
limitarsi a misurare solo gli apprendimenti quando l'obiettivo della scuola è la formazione. La qualità della formazione si misura in altro modo e qui abbiamo un problema di sensibilità dello strumento. Non è possibile misurare la qualità formativa con strumenti che misurano semplicemente, ripeto, l'apprendimento sul piano cognitivo, eccetera. Perciò è uno strumento inadeguato che va sviluppato se vogliamo davvero utilizzarlo per gli scopi pure importanti che dovrebbe avere. Mi gioco 50 secondi per fare un esempio, che mi è mancato prima, sui costi della sicurezza delle strutture delle scuole. La TAV, solo la galleria transfrontaliera, ci costerà 8,2 miliardi di euro. Porterà dai 4 ai 6 mila massimo posti di lavoro, considerando l'indotto. Spendendo questi stessi soldi in un grande piano di riqualificazione rispetto alla sicurezza e al risparmio energetico degli edifici scolastici, 15.000 scuole, avremmo 150.000 posti di lavoro di piccola e media impresa, dove non c'è la 'ndrangheta che entra, dove non c'è la corruzione, dove non c'è la limitazione dei costi in corso d'opera, che porterebbero solo di risparmio energetico 420 milioni l'anno. 420 milioni su 8 miliardi è un rendimento del 5%. Allo Stato che cosa rimane? Tutto l'indotto sull'IRPEF, IRAP e IVA, attraverso il quale possiamo dire sarebbe un progetto, questo sì, che si ripaga da solo. La TAV, abbiamo già visto, la tratta Milano-Napoli è un fallimento. Bene, allora lasciamo libero Cesare Paggiaro, che ci diceva di avere un altro impegno, e ringraziamo lui, ringraziamo Franco Zozzo, Claudio Piron, Giancarlo Salmaso, buona serata, grazie.